Pierangelo Rossetto, padrone di casa, Connubio, panettone e vino. Direi che sei proprio a, tu, a casa tua. Sì, Connubio, panettone e vino ci sta. E poi dopo questa bellissima manifestazione si è capito ancora di più perché sono riusciti ad accostare vini rossi, vini bianchi fermi, vini frizzanti, erbaluce quindi passito. E abbiamo avuto la riprova che funziona quindi ok funziona un esperimento direi da ripetere sicuramente abbiamo già in programma altre manifestazioni questa sicuramente la rifaremo il prossimo anno quindi daremo modo anche ai pasticceri che non sono riusciti perché abbiamo fatto tutto in un modo molto molto è stato ristretto e per potersi sbizzarrire di più e ricercare veramente il, eh, il connubio con il vino, perché ho visto questa, questa cosa che abbiamo fatto, si sono inventati gelatine e tante altre cose pur di dare il, il, il profumo, l'odore, il gusto del vino con il panettone. Quindi eh, ripeto la faremo sicuramente e come ho detto faremo anche altre manifestazioni, magari legate al pane e legate al cioccolato. Pierangelo, oggi assaggiandole abbiamo anche potuto apprezzare la qualità di questo connubio. Sì, come dicevo la qualità è veramente, io non ho fatto parte della giuria, non mi sembrava il caso, però così ero, ero lì e le assaggiavo. E erano veramente tutti 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 ottimi, tutti molto soffici, tutti molto ben strutturati, quindi un complimento a tutti i pasticceri che hanno lavorato veramente bene. Quindi per la giuria non sarà stato facile decidere? Assolutamente no, anche perché ho visto le schede e veramente erano punteggi un punto, mezzo punto, purtroppo magari ecco gli errori del peso, l'errore dell'ingrediente, però a livello qualitativo erano tutti molto molto alti. Quindi... Questo non è, è solo la prima di tante puntate. Sicuramente sì, la prima di, di, di spero che duri tanti anni, e di, fare, di migliorare e di avere anche l'adesione di tante cantine. Quindi cantine, tante cantine e tanti pasticceri. Cristian Trione, presidente di giuria, direi che il tuo non è stato un lavoro facile. Eh, no, no, non è stato un lavoro facile, però è stato un lavoro affascinante. È stato be bello vedere l'abbinamento, è stato bello vedere le idee tecniche che hanno avuto i pasticceri per valorizzare il vino nel panettone. È stato un lavoro piacevole. Quali sono le cose, gli ingredienti, le, le cose che ti hanno colpito? Eh, vabbè, le cose che mi hanno colpito sono state il... Le, proprio le tecniche che hanno cercato di, di utilizzare per andare a inserire il vino nel panettone. E comunque il vino, essendo una soluzione alcolica, eh, non va d'accordo con la levitazione, quindi hanno cercato di, di, di inserirlo tramite delle gelée piuttosto che delle riduzioni, piuttosto che con delle macerazioni o infusioni. Quindi questa è la cosa che mi ha colpito di più. Un lavoro sicuramente non facile, ma che è prodotto, almeno abbiamo provato ad assaggiarne alcuni e dei risultati veramente eccellenti. Sì, ha, ha prodotto dei risultati eccellenti e, e direi che sono stati bravi a valorizzare questo prodotto del vino insieme al panettone. Un'esperienza quindi da ripetere. Sì, assolutamente, perché comunque conoscendo i pasticceri staranno già pensando a, a nuove soluzioni per valorizzare ancora di più il vino l'anno prossimo e credo che sia l'edizione numero uno riuscita bene, quindi credo che sia da ripetere assolutamente. Arte del pasticcere e gusto del vino, due cose che possono andare sicuramente d'accordo. Sì, alla fine credo di sì, perché comunque sono tutti e due dei prodotti che partono dalla terra, quindi il vino parte dall'uva dall e, il, e la, diciamo, il prodotto della pasticceria parte dalla farina, quindi dal grano. Quindi alla fine è un rincontro di due prodotti della, della natura. Che possono avere anche uno sviluppo economico, perché questi possono essere panettori che possono e saranno messi in commercio. Sì, credo che sia un'ottima opportunità anche economica perché cioè sia per chi li produce che anche per chi li acquista, perché comunque abbiamo mille panettoni di mille gusti al giorno d'oggi e credo che un prodotto naturale abbinato a un vino naturale sia una bella, una bella chance per chi lo vende ma anche per chi lo acquista. Nel corso della presentazione, mentre presentavate i vincitori, avete detto che la classifica era cortissima, quindi vuol dire che c'è stata un livello di qualità veramente alto? Sì, sì, il livello è stato, è stato alto, è stato difficile anche per noi riuscire a decretare un vincitore, nel senso che si, si, si tratta proprio di pochi punti, quindi una classifica veramente, veramente corta, un livello alto, siamo stati soddisfatti di quello che hanno, hanno, hanno prodotto i pasticceri in questa in quest edizione. Alessandro Felix, giornalista, come ha trovato questa manifestazione? Beh, sicuramente un'idea grandiosa perché l'idea del panettone, ovviamente, siamo sotto Natale, ma di abbinarlo ai vini canavesani è stata veramente un'arma vincente. Eh, quando si parlava con i pasticceri eh, vini canavesani pensavano tutti al passito, l'erbaluce di Caluso passito, ma la vera sfida è stata di portare l'erbaruce fermo, l'erbaruce spumante, il carema e il canavese rosso, quindi vini non così scontati da inserire nell'impasto di un panettone e abbiamo visto che su queste 13 cantine abbinate a 13 pasticcerie abbiamo ottenuto dei ristoranti strabilianti. Io personalmente in questi giorni... Sono stato in tante giurie legate al panettone, ma credo che un livello così alto, generale, non l'ho trovato in tanti posti. Quindi un, per voi della giuria, un difficile ma piacevole modo per giudicare questi panettoni abbinati a questi vini? Piacevole senz'altro, difficile sì perché a volte... Veramente, abbiamo delle schede, ci sono delle schede con dei punteggi. Io poi personalmente qui non ho votato perché, conoscendo le cantine, conoscendo i pasticceri, non sarebbe stato corretto. Ma ho proprio voluto partecipare alla sessione della giuria. A volte c'era veramente il punto, i due punti di differenza, e su un centinaio è un'inezia, non è nulla, e quindi viene anche difficile giudicare. D'altra parte, sappiamo che in tutti i concorsi ci deve essere il vincitore. Quindi. Eh, ripeto, per me la, la vera vittoria è stata di, di partecipare, di creare questo connubio col territorio, eh, le pasticcerie erano tutte della, della zona di, di Caluso e del Torinese e di, di dimostrare che il vino può entrare nell'impasto del panettone e non solo il vino dolce. Secondo me questa è stata la grande vittoria. Un'esperienza sicuramente, visto il successo di questa prima edizione, da ripetere. Assolutamente, parlavo già con alcuni pasticceri, con alcune cantine che dicevano già l'anno prossimo faremo così, ci penseremo, avremo più tempo per crearlo perché teniamo conto che qui è stato fatto tutto in un mese, quindi anche tanto di cappello alle pasticcerie che sappiamo benissimo che per loro questo è il periodo dell'anno più carico, che hanno comunque ritagliato un po' di tempo anche per creare questo nuovo panettone. Arte e gusto vanno d'accordo. Assolutamente, arte, artigianalità e gusto sono fondamentali, Un, veramente una sinergia che non ha pari. Caterina Andorno, eh, Presidente del Consorzio per la tutela e valorizzazione dei vini di Ocg Caluso e DOC Carema e Canavese, dire che questa manifestazione è riuscita è dire poco. Direi proprio di sì, sono molto felice e orgogliosa di questo matrimonio tra i pasticceri e i nostri prodotti del consorzio. Ovviamente è una cosa che qualcuno aveva già fatto, soprattutto con il Caluso Passito, ma oggi sapere che lo spumante, quindi il caluso di OCG spumante e un canavese rosso DOC è stato scelto per mettere dentro a una ricetta di un panettone è veramente l'orgoglio di questo progetto e quindi molto molto contenta perché la valorizzazione dei nostri vini passa anche attraverso questo. Un plauso sicuramente ai, a tutti e due, sia ai pasticceri sia ai produttori di vino. Certamente un plauso a tutte e due perché hanno creduto in questo progetto. Quindi brindisi di Natale in Canavese che ha generato Natale in cantina, quindi nelle successive tre domeniche, 8, 15 e 22. Ci saranno le cantine aperte e i panettoni che hanno, le pasticcerie che hanno gareggiato in questo abbinamento forniranno i panettoni quindi ci sarà la degustazione. È un, uh, un momento veramente importante. Manifestazione insieme ad altre sicuramente da ripetere. Sì, da ripetere soprattutto con dei tempi diversi e sicuramente i pasticceri avranno più tempo per studiare la ricetta dove all'interno ci saranno le nostre DOCG e DOC del consorzio. Sicuramente per la giuria non è stato facile eleggere il vincitore perché abbiamo assaggiato e tutti i prodotti erano veramente buoni. Non è stato per nulla facile perché comunque eh, tutti i prodotti eccellenti, sia i vini che i panettoni, però è chiaro che ci deve essere sempre un numero uno. E quindi è chiaro che ha vinto l'espressione migliore. Chiudiamo, siamo in prossimità delle feste natalizie. Vuoi fare un auguro non solo ai telespettatori di GRP, ma a tutti a brindare magari con i nostri prodotti? Allora, innanzitutto lancio lo slogan che abbiamo fatto per, questa, per questo evento. Stappiamo il panettone in Canevese. Buone festività a tutti.